Amici, amiche, bentornati, bentornata anche a me da questo lungo periodo vacanziero, diciamo lungo per modo di dire, perché io le vacanze me le sono dimenticate, ma sono molto contenta di essere tornata con questa nuova puntata di Crimini ad Arte. E oggi vi parlerò di Labirinti di Franck Tillier. Uscito nel giugno di quest'anno ed è diventato subito un caso letterario. Forse questo sarebbe anche il motivo per cui dovrei lasciar perdere, perché parlarne se tutti ne parlano e forse ne leggono. Ma c'è un ma. Il libro in questione mi permette di allacciarmi in scioltezza a un artista grafico che amo molto. Escher, di cui ho intenzione di raccontarvi un bel po' di cose, e tanto per dare a Cesare quel che è di Cesare, desidero ringraziare un'amica, collaboratrice del Covo, che ha avuto l'idea di questo connubio, cosa che ho afferrato al volo perché mi entusiasma. È bello, vi assicuro che è molto bello avere degli amici propositivi e non è neanche così scontato. Perciò grazie mille, Mirella. Ma andiamo con ordine e partiamo col libro e con il suo autore. Franck Tillier. Chi è costui? Ingegnere informatico francese, esordisce nel 2004 e diventa presto una figura importante nell'ambito del thriller d'Oltralpe. I suoi racconti sono dei veri rompicapo, anche dal punto di vista del canone di genere. E scusate il tecnicismo, adesso mi spiego meglio. Sta cosa del canone di genere può creare un po' di confusione. Però, per ben comprendere Labirinti, è consigliabile leggere prima il manoscritto e l'altro libro che è C'era due volte, perché insieme formano una trilogia anomala. Insieme a Labirinti. Nel manoscritto, per esempio, convivono generi letterari diversi e questo vuol dire che non c'è un canone di genere. Non si tratta di un poliziesco al 100%, e molta importanza nella vicenda, la dà la memoria prodigiosa del poliziotto Vic. Inoltre, nel gioco del gatto e del topo che imbastisce l'autore, è proprio il lettore a fare la parte del topo e questa è una cosa interessante. La sensazione è straniante, è scomoda, ma è anche molto originale. Già che ci siamo, vi parlo anche di C'era due volte, che è ambientato in un paesino montano ed è un altro gioco a incastri, articolatissimo e sconvolgente, con salti temporali degni del peggiore incubo. Il protagonista vive nell'anno domini 2008, però si ritrova improvvisamente nel 2020 senza capire cosa sia successo e senza aver coscienza di una serie di grossi guai che l'hanno coinvolto. Questi due testi ci spianano la strada per Labirinti. Finalmente, direte voi che sarete ormai vicini all'abbiocco, lo so, lo sento un leggero ronfare in lontananza. Qui una giovane poliziotta deve indagare sul caso piuttosto intrigante di una donna trovata svenuta e smemorata accanto al cadavere di un uomo. Lo psichiatra Fibonacci, notate bene il nome, che ha avuto in cura la donna, rivela alla poliziotta una storia lunga e complicata. Tillier semina nel racconto cinque protagoniste. Parecchia violenza e molti indizi che il lettore stesso è invitato ad annotarsi per mettere alla prova se stesso e trasformarsi in parte attiva del libro. Allora sembra un po' che l'autore ci dica: ma lavora anche un po' tu, mica solo io? E ci sta bene. Però sappiate che è un thriller violento. La trama è ben congegnata, l'ingranaggio è a scatole cinesi, è perfetto. Però è abbastanza denso, diciamo. Passò la notte raggomitolata sul letto senza chiudere occhio. Quando
Quando si accese la luce, scoprì la ragione di quella visita notturna. Su un grande foglio era disegnato un labirinto. Nella vaschetta, attaccata alla lavagna, c'era un pennarello nero. Una sfida. Dopo averle mostrato l'orrore, quel pazzo voleva giocare, come ai vecchi tempi. Ecco qua. Questo è il libro, anzi la trilogia che vi consiglio e dalla quale mi aspetto di poter parlare con voi in futuro, perché vi prego di non dimenticare che io sono sempre qui in libreria. Nel covo della ladra, che più ladresco non c'è. E mi piace chiacchierare, per cui venite e scambiamoci le opinioni. Anche se non vi è piaciuto, venite e mi dite, ma cosa cavoli dici, cosa ci racconti? Mi fa sempre piacere. Nel frattempo passo alla figura di Escher. Vi avevo parlato di Escher, passo a lui. E qui non abbiamo sangue, ma tanto lavoro cerebrale, quello sì. E anche fatica da parte mia, perché spiegare Escher a voce è come voler descrivere una suonata di Mozart a chi non ha mai avuto la possibilità di udire. Perciò vedrò di usare tutte le sottili tecniche della lingua italiana per darvene un accenno, così mi do un tono. E se già non lo conoscete, però è quasi impossibile che non lo conosciate, perciò probabilmente il mio lavoro è già semplificato in partenza. Maurits Cornelis Escher è stato un incisore e un grafico olandese ed è nato il 17 giugno 1898. Ed è il mio segno, è dei gemelli. È deceduto nel 1972. Il suo nome è legato alle incisioni su legno e alle litografie di immagini impossibili, costruzioni labirintiche assurde o figure umane e animali incastrate tra loro come dei puzzle. Il fatto che ancora oggi noi si stia qui a ragionare sulle sue opere e ad apprezzarle per la loro fantastica ed eterna modernità non gioca molto a favore dell'apertura mentale dei docenti della scuola di architettura e arti decorative frequentata da Escher quando era giovane, che fu giudicato inadeguato. Al ragazzo mancano vivacità e originalità. È troppo poco artista, pontificarono con lungimiranza i professori. E infatti, qualche anno fa qui a Milano ci fu una bellissima e super completa mostra delle sue opere e sono riuscita a ritrovare il libro acquistato in quell'occasione, nell'edizione Tashkent, con l'introduzione dell'artista, in cui ci spiega come avesse sempre prediletto la tecnica d'intaglio che gli permetteva, nel caso fossero necessari più colori, di utilizzare legni differenti, cosa che era più vantaggiosa per lui piuttosto che l'incisione. E adesso vediamo se Escher e la sottoscritta riescono a descrivervi qualche opera. Cominciamo con Incontro, che è una litografia del 1944. Dai bordi grigi di una parete risaltano figure umane bianche e nere, che nella metà inferiore della litografia cominciano a camminare in cerchio, incontrandosi in primo piano. Un ottimista in bianco e un pessimista in nero si danno la mano. Poi abbiamo Predestinazione, del 1951. I protagonisti sono un pesce vorace e un debole uccello. Nella fascia alta il movimento è regolare. I pesci scuri fluttuano da destra a sinistra e gli uccelli bianchi volano da sinistra a destra. Quando si osserva al centro dell'immagine, gli animali risultano mischiati e verso il fondo, di nuovo in primo piano, arrivano i pesci neri, di cui uno attacca e addenta un uccello bianco. Un crudele destino si è compiuto, ma gente, è nella natura delle cose. Relatività del 1953. Qui troviamo perpendicolarmente tre livelli di forza di gravità, tre superfici terrestri, su ognuna delle quali vivono degli uomini, si intersecano ad angolo retto. Due abitanti di due mondi diversi non possono vivere sullo stesso pavimento, perché non hanno lo stesso concetto di ciò che è orizzontale e di ciò che è verticale. Ciò nonostante fa tanto cultura, mi piace tanto. Ciò nonostante, possono usare la stessa scala,
Sulla scala superiore procedono due persone, una accanto all'altra, nella stessa direzione, ma non sono a conoscenza dell'esistenza l'uno dell'altro. Vi ricorda qualcosa? Ma chiaro! Labyrinth, il film del 1986 di Jim Henson, con protagonista il mitico David Bowie. Per chi si fosse distratto e se lo fosse lasciato scappare, possibile? Boh, penso di no. La trama in grandi linee è questa, io ve la racconto lo stesso perché mi piace, perciò ve la racconto. La quindicenne Sara una sera deve fare da babysitter al fratellino Toby. Durante un temporale, per calmarlo, gli racconta la storia, contenuta nel suo libro preferito intitolato The Labyrinth, di una ragazza che ha ricevuto poteri speciali dal re dei Goblin. Naturalmente chi fa il re dei Goblin? David Bowie. Il racconto le prende la mano e Toby sparisce, mentre il re dei Goblin conferma di averlo rapito. Per liberarlo, Sara dovrà entrare nel suo castello, che è situato al centro di un fantastico labirinto. Ha solo 13 ore per riuscirci. L'apice del film sia nel castello, ispirato ai quadri di Escher, dentro il quale Sara deve superare un surreale labirinto composto da scale. Deve anche superare uno scoglio sentimentale, perché il bello e fascinoso re dei Goblin si innamora di questa giovane intrepida e le propone di sposarlo e di vivere lì con lui. Io avrei accettato subito, invece Sara rifiuta, perché sente il dovere di riconsegnare suo fratello ai genitori. È vero che era un po' una palla al piede. E lei stessa desidera rientrare nel suo mondo. Le storie sono più belle da leggere che da vivere sulla propria pelle. Recitato e cantato alla grande da Bowie, è un vero must. Se non l'avete mai visto, andatevelo a recuperare, perché bisogna vederlo. E siccome nulla accade per caso, questa pellicola mi ha dato l'opportunità di anticiparvi altre letture gialle legate non solo alla pittura, ma anche alla cinematografia e alla fotografia. Insomma, stagione nuova, temi nuovi e la vostra Barbara sempre vecchia, ma piena di entusiasmo, che vi ripete l'antico refrain. Leggete, 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 perché leggere rende liberi. Ciao, alla prossima!